Noi riteniamo che anche attraverso dei semplici atti di indirizzo, quali sono le mozioni oggi in discussione, si manifesta il cattivo approccio con il quale si affronta un tema delicato, qual è quello di semplificare le procedure per garantire l'adozione internazionale dei minori. Dietro la maschera dei diritti dei minori si muovono altri interessi, l'interesse del politicamente corretto. L'obiettivo del politicamente corretto è la disarticolazione della comunità organica, quella che vede nella famiglia tradizionale composta da un uomo e una donna un elemento sano che andrebbe tutelato, salvaguardato e sostenuto. Voi invece, da un lato, sempre in tema e utilizzando anche in quell'occasione i diritti dei minori, agevolate il riconoscimento dell'istituto giuridico della kafala, come avete recentemente fatto, istituto del diritto islamico che per giunta prescrive che possa essere esercitato soltanto ed esclusivamente dai fedeli musulmani, prevedendo di fatto una conversione all'Islam del minore coercitiva. E così oggi riconosciamo l'istituto della kafala con la scusa che questa agevolerà e semplificherà le adozioni e domani, sempre armati di buoni propositi, appalterete l'amministrazione della giustizia della comunità islamica presente sul nostro territorio ai tribunali islamici, come già avviene in Inghilterra, dove sono attive 85 corti della Sharia. Ecco, allora ci direte che per risolvere il problema dell'eccessivo carico di lavoro che i tribunali non riescono a disbrigare, siete costretti ad affidare a questi tribunali speciali il compito di sciogliere cause di divorzi, dispute finanziarie e di eredità, come appunto avviene già nel Regno Unito. E tutto ciò in nome di quel politicamente corretto che è informato da uscite come quella pronunciata da uno dei più alti in grado fra i giudici britannici, che diceva: la cristianità non influenza più il sistema legale, quindi le corti devono servire una comunità multiculturale. Incapaci di tutelare i principi su cui si fondano le nostre comunità, cercate di addormentare le coscienze con immagini e riferimenti, sempre tesi a disarmare la salutare reazione di un popolo che mal rappresentate. Novelli pifferai, annunciate la vostra orribile società che verrà. E per tornare alle mozioni, oggi all'esame dell'Aula, dicevo, da un lato riconoscete l'istituto della kafala, atto in contrasto con il principio di laicità dello Stato e dall'altro non volete assumervi un impegno come quello da noi raccomandato di evitare, in quanto a nostro giudizio manifestatamente in contrasto con i principi costituzionali e antitetica al diritto naturale, qualsiasi iniziativa di modifica della normativa vigente in materia di adozioni internazionali volta a prevedere la possibilità di accedere alle procedure di adozione per le coppie omosessuali. Questo atto di indirizzo poteva e doveva essere l'occasione per trattare di situazioni delicate come l'orientamento sessuale, soprattutto quando si intrecciano a situazioni biologicamente anomale e discusse, come la questione dell'affido di minori a persone omosessuali. Vi è mancato il coraggio di prendere posizione oppure non avete voluto intervenire semplicemente perché sotto traccia dovete veicolare quel messaggio politicamente corretto che fa bollare dai media come omofobo e bigotto qualunque parere che ha la prudenza di fermarsi a considerare davvero come stanno le cose. Noi continuiamo a sostenere che il luogo ideale per la crescita di un bambino sia la famiglia formata da madre e padre. Il bambino deve nascere e crescere all'interno di quella che, da che mondo è mondo, è la via ordinaria, cioè con un padre e una madre. E se può accadere di nascere con un solo genitore, si tratta di situazioni drammatiche che non devono far testo. Inficiare questo principio è pericolosissimo per il bambino, anzitutto, e per l'intera società. Noi continuiamo a ritenere, nonostante la vulgata politicamente corretta, che l'adozione dei bambini da parte degli omosessuali porta il bambino a essere considerato una sorta di merce. Su questa delicata tematica, al centro deve esserci sempre l'interesse del bambino e non il desiderio di genitorialità delle coppie omosessuali. Vincere una battaglia politica, come avete fatto grazie all'approvazione della legge di contrasto all'omofobia, avere i media dalla propria parte, essere sostenuti dal popolo della rete addomesticato ad arte, non significa avere ragione.
Ed è per questo che noi annunciamo che voteremo comunque a favore delle mozioni che sono state presentate, della mozione Rampelli e della mozione Quartapelle. Non ritiriamo la nostra e chiediamo per la nostra di poterla porre ai voti in parti separate. Non ritiriamo la nostra perché riteniamo che, se è vero che è nostro dovere agevolare i procedimenti per l'adozione internazionale, è altrettanto vero che bisogna dare delle garanzie a quei bambini, e la garanzia passa attraverso l'impegno a non prevedere che le coppie, che ad esempio le coppie omosessuali, possano accedere all'iter dell'adozione internazionale. E quindi noi chiediamo per il voto invece per la nostra mozione in parti separate, ponendo la premessa e i primi due impegni del dispositivo insieme e l'ultima parte del dispositivo a sé, l'ultimo impegno del dispositivo a sé. Grazie.